Ciao a tutti, eccoci qua per un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il riscaldamento col condizionatore inverter ad aria calda del Largo, che io lo uso soprattutto per riscaldare la casa. Con l'aria fredda non l'ho ancora usato. E adesso vi do gli aggiornamenti. Siamo al 10 di febbraio, vi faccio vedere. Sono le 9:10 del mattino. E vi faccio vedere anche la temperatura che c'è in mezzo alla stanza, è praticamente quasi 18 gradi, quindi ha superato i 16, anche i 17, è vicino ai 18 gradi, con una umidità appena sotto il 50, diciamo 48% di umidità. Segna questo. Sì, un dato che non vi do spesso è che l'umidità, un po' per il fatto che il riscaldamento è ad aria calda e non magari con altri riscaldamenti comuni, un po' anche perché il cappotto termico interno ha ridotto notevolmente l'umidità che c'è in casa, dove prima avevo sempre 70-75% di umidità, no? E abitando anche in pianura padana, quindi è molto umido, e anche in queste giornate inverno, in questi mesi è molto umido, quindi diciamo che in questi anni io in casa non ho sofferto l'umidità assolutamente, anzi, in confronto ad avere delle case magari in muratura o con altro tipo di riscaldamento. Ma al di là dell'umidità, vi faccio vedere appunto che alle 9 del mattino di febbraio io ho praticamente dell'aria calda qua dalla pompa di calore, no? L'ho messa sul medio, è sempre sul 30, no? E l'ho messa qua sul medio e sempre sul caldo, e praticamente da qualche giorno io ho iniziato già a non scaldare più la notte, e quindi questa col timer, che è comodissimo, lo accendo, lo faccio accendere col timer alle 6:30 di mattina, 6:30, 6, dipende quando mi alzo, però più o meno oggi era alle 6:30 del mattino, si è acceso, sono venuto giù che già la temperatura si stava bene. E poi vi faccio vedere giustamente anche quanti gradi abbiamo fuori. Come sempre, prendo sempre lo stesso termometro, andiamo fuori a prenderlo. Vedete, fa freddo comunque, perché ci sono le macchine con la brina. Ecco, sono quasi 4 gradi, no? Ecco, prima, stamattina, quando sono venuto giù, ce n'erano 0 gradi, quindi la temperatura si sta alzando, come le temperature che iniziano a febbraio, praticamente. La mattina sono fredde, quindi sullo zero, poi durante il giorno salgono e vanno anche a 10 gradi. Ecco, quando sono intorno ai 10 gradi, io il condizionatore lo spengo, perché la temperatura di casa mia si mantiene intorno ai 17-18 gradi, un po' dappertutto. Ecco. E vi faccio vedere anche che mi sono dimenticato il termometro che ho nell'altra stanza, che di solito era sui 13-14 gradi. Ecco, vi faccio vedere. Ecco, se vedete, sono quasi 15 gradi, quasi 16 gradi alle 9 di mattina. Poi va su fino a 16-18 gradi durante il pomeriggio. Ecco. Si sta bene, perché sto sicuramente meglio degli altri anni, quando riscaldavo con i termoventilatori. Questo sta andando molto bene. Chiaramente non lo lascio acceso sempre, perché voglio anche risparmiare, risparmio sia di soldi anche
energetico, no? E poi vedete, ci si veste un po' di più, sempre di meno, no? E chiaramente, come vi ho sempre detto, non sono quelle temperature esagerate dai 20-22 gradi sempre in casa, no? Ma si sta bene, no? E non è, l'importante è che non si muore di freddo. Poi in camera da letto è sempre tutto un altro discorso, perché riscaldo sempre, potete andare a vedere i video, con i termoconvettori, ne accendo uno adesso, ne basta solo uno, l'accendo un po' e mi porta la temperatura a 20 gradi, perché è isolata molto molto bene. Ecco, spero di avervi dato degli ulteriori dati e delle informazioni utili. Ci vediamo al prossimo aggiornamento con altre temperature. Ciao a tutti!